Ciao ragazzi, benvenuti su Italian Film Collector Channel. Sono qui per presentarvi gli ultimi arrivi dall'amico Daniele Francardi e la sua Piano 9. Subito dopo la sigla. E niente, eccoci qua, vi fa appunto come vi avevo anticipato, sono tutti nuovi arrivi da parte di Piano 9, acquistati in una loro live su Facebook. Niente ragazzi, volevo spendere un attimo due parole per l'amico Daniele Francardi. Allora, innanzitutto amico nel vero senso della parola. Allora, Daniele è un ragazzo di Roma, un ragazzo onesto, lo conosco da tanti anni, per il momento soltanto virtualmente, spero un giorno di conoscerlo personalmente. Ci conosciamo da più di quasi 10 anni ormai. Allora, con Daniele ci sono state anche a volte dei disguidi, ci siamo sempre chiariti, perché è un ragazzo pulito, è un ragazzo onesto, è un ragazzo sincero. Non vi nascondo ragazzi, qualche volta ci è andato pure pesantuccio con me, lui lo sa bene, su delle cose, però ho sempre apprezzato la sincerità. Anche laddove non ero d'accordo, è un ragazzo davvero d'oro, come lo vedete così è, come si dice dalle mie parti, e quindi lo apprezzo tantissimo. Questo è per quanto riguarda il lato personale. Per quanto riguarda il lato professionale, è un ragazzo anche lì super onesto, ha dei prezzi davvero doc, si è inventata questa cosa delle live su Facebook come vendite, che sta riscuotendo fortunatamente un buon successo. Dopo vi lascio anche il link della pagina Facebook di Piano 9, appunto, quindi seguitelo. Ragazzi, ci tengo a precisare, ma questo l'ha già chiarito più di una volta, io sono un cliente come voi da Daniele, quindi non ho omaggi, non ho vie preferenziali. Chi segue le live sa che anche io ho perso dei pezzi a scapito di qualcun altro, cioè, quindi non ho nessuna via preferenziale, anche perché quando mi omaggiano di qualcosa io lo dico tranquillamente, non come qualcuno. Ritornando al discorso amicizia, ecco, quando sento e leggo o mi dicono è un fratello di qua, è un fratello di là, allora io e Daniele la parola fratello non l'abbiamo mai spesa. Eppure, quando qualcuno ha provato ad attaccarmi e Daniele non era d'accordo, quindi sulla mia persona soprattutto, Daniele si è messo contro quelle persone. Viceversa, se qualcuno parla male di Daniele, e soprattutto che io so che non è vero, cioè non è successo, devo dire la verità, però se dovesse succedere io intervengo. Cioè, un nemico di una brava persona come Daniele, che io ritengo un amico, non può essere amico mio, e soprattutto non posso stare, insieme in alcune cose con quella persona. Cioè, sta andando contro un amico mio. Poi, soprattutto, se lo chiamo fratello, cioè, ma che persona, cioè, fai vedere di essere, no? Cioè, quindi, ovviamente, ragazzi, non vi voglio insegnare a vivere, però un consiglio: imparate, non da me. Imparate, ma imparate a vivere, perché secondo me a fare l'uomo a volte ci vuole davvero poco per stare nella norma, e non per essere questi super uomini, qua nessuno lo è, nessuno sia, cioè non siamo santi né niente, però basta un briciolino per essere poco uomini, non è difficile su alcune cose, quindi siate meno accattoni, ve lo dico proprio per consiglio. Niente, ovviamente ragazzi, ogni tanto vi rompo le palle su queste cose, ma io sono così. Non so fare buon viso a cattivo gioco, non mi piace fare il democristiano, passatemi il termine, cioè non vado d'accordo con tutti, non è vero, chi va d'accordo con tutti è preoccupante, l'ho sempre detta questa cosa, cioè quando si va d'accordo con tutti c'è qualcosa sotto, in fin dei conti non si va d'accordo con nessuno, soprattutto con se stessi. Vabbè, mi sono pure dilungato troppo, passiamo agli arrivi da parte di Piano 9. Ragazzi, ho speso davvero una sciocchezza, questo 5 euro, il piccolo Lord in Blu-ray, che tra l'altro è fuori catalogo se non erro,
edizione Coach Media dell'Angelo, una vecchia edizione, andiamo a spacchettare. Sì, ci sono ancora i fogliettini dietro, quindi è davvero un prezzaccio, eh? Se non erro, tra l'altro ce l'ho in DVD da qualche parte, però è un filmetto che volevo avere in Blu-ray, per quello che è costato, grazie a Daniele me lo sono aggiudicato. Abbiamo DTS Master Audio 1.0, sia in italiano che in inglese, la durata è 99 minuti. Ragazzi, non mi vado a... Allora, il film, penso questo qui lo conoscete, quelli che non conosco io non vado su Wikipedia, imparo due cazzate a memoria e ve le ripeto facendo, mettendoci un po' di mio per abbellire la cosa. Insomma, non sono un critico cinematografico, sono un collezionista di film con la passione dei film. Posso dare un'impressione quando il film l'ho visto, ecco, tipo questo ve lo consiglio, ma che io vi dico, altre notizie le trovate in rete, cioè alla fine che mi dilungo a fare per allungare il brodo, per far vedere che io sono bravo, cioè alla fine parliamo di collezionismo di film. Piccolo Lord per me è bello, ve lo consiglio, andate a vedere su internet di cosa parla, ci metto a dire il mondo è più, ma pro di che perdere tempo, va bene. Poi questo qui pagato 2 euro, ragazzi, io non mi sto dicendo cazzate, ho lasciato i fogliettini apposta, 2 euro, Nino Manfredi, il nostro agente natalino tartufato di Italian Secret Service. Ecco, qualcosa vi posso leggere, come a volte faccio, vi leggo la trama, comunque per incuriosirvi, per incuriosirmi pure, perché comunque mi piace anche incuriosire, cioè io compro titoli, film maggiormente che non ho visto proprio per, in virtù di questo. Allora, qui ve la leggo la trama. Scelto dai servizi segreti inglesi per eliminare una temibilissima spia neonazista. L'ex partigiano natalino tartufato accetta la missione attirato più dalla ricca ricompensa che dall'incarico. Mancando totalmente di coraggio, però affida il compito a un tizio che a sua volta lo passa a un altro e poi un altro ancora fino al definitivo fallimento del delitto commissionato. Contenuti extra, galleria fotografica di Nino Manfredi. Italiano Mono. È un'edizione Medusa, quindi una vecchia edizione. Molto, molto carina. Altro titoletto, 4 euro, La gang dei Doberman, addestrati per compiere il più grande colpo mai concepito. Questa è un'edizione della Quadrifoglio, allora, a volte si parla di case come la Sinister, che ci scandalizziamo dei diritti, non dei diritti. Quadrifoglio, fate voi, fate vobis. Allora, è di capo di una banda di ladri che include la sua fidanzata June. Aspira a mettere in atto un colpo perfetto. A tale scopo ingaggia Barney, un ex aviere esperto di cani da guerra, e affida l'istruzione di 6 cani Doberman. Barney non tarda ad accorgersi delle finalità disoneste a cui dovrebbe collaborare, ma finisce per adattarsi, anche perché nel frattempo June è diventata la sua amante. In un vasto locale attrezzato con gigantografie della banca designata, i cani vengono istruiti a compiere tutte le operazioni di una rapina perfetta e irresistibile, guidati a distanza da speciali fischietti dosati secondo l'udito di ognuno. Giunto il gran giorno, tutto sembra svolgersi secondo i piani prestabiliti. Edizione rimasterizzata. Sì, Quadrifoglio rimasterizza tutto. Elvira of the Dark, un'allegra commedia horror. Ecco a voi la storia di Elvira, spumeggiante regina del macabro, che cerca con uno stile di vita decisamente fuori dal comune di trovare l'amore della sua vita. 4 euro, ragazzi. Questo è un altro titolo che mi ha sempre incuriosito tanto, eh? Molto semplice. Molto, molto semplice.
Poi abbiamo il primo, se non sbaglio, questo è un pornetto del primo film di Stallone, anche questo ho pagato 5 euro, non vi dico baggianate. Questo è un usato, come dice Daniele, usato perfetto. Sì, ragazzi, è il primo film di Stallone che poi non è altro che un porno, alla fine. Un porno con trama, forse, ma comunque resta comunque in tua versione italiana, versione originale soft. Ah, ecco, quindi c'è anche la versione soft e la versione originale XXX. Cioè, quindi ci sono tre, come dire, tre versioni. Poi, Cut Chaser di Abel Ferrara, Oltre ogni rischio. Ragazzi, già lo facciamo più breve. Vi faccio vedere soltanto l'edizione. Cioè, questo 3 euro, ragazzi, dai. Davvero super prezzi, eh? Anche questo, se volete sapere di cosa, Oltre ogni rischio, andate a vedere su internet e trovate tutto. Altro filmetto della BIM, in questo caso Assassine. 3 euro. Cioè, ragazzi, c'è il mio nome e i soldi, eh. Questo, tra l'altro, la copertina l'avevo confusa con Besmois, ma è un altro film che tra l'altro c'ho. Eccoci qua. E infine abbiamo questo soltanto 2 euro. Io vi dichiaro marito e marito con Adam Sandler e Kevin James. Cioè, 2 euro, cosa vi comprate? Ragazzi, non vi sto dicendo, cioè non vi sto prolungando, già mi sono prolungato troppo, quindi andate poi a recuperarvi magari le trame e tutt'altro su internet. E niente, gli arrivi di Piano 9 sono terminati, io vi saluto, vi chiedo scusa per la prosopopea fatta ad inizio video, ma io ogni tanto la devo fare, se no non sarei io, sarei qualcun altro. Ciao, a presto, ci vediamo, ciao ciao ciao.